Morbide e saporite, le patate ripiene sono un antipasto speciale da portare a tavola e lasciare tutti di stucco, con il minimo sforzo e la massima resa. Io sono Giusina e in questo format cuciniamo dei piatti golosissimi, ma soprattutto facili, facili, facili. Perché ricorda, con Giusina, no stress in cucina. Ah, dimenticavo! Iscriviti al canale YouTube di Cookist e attiva la campanellina così da essere sempre informato su tutte le nuove ricette del canale. Per prima cosa metto a bollire le patate. Nella pentola normale avranno bisogno almeno di una mezz'oretta di cottura. Quando potrai infilzare dentro la forchetta e passa all'interno della patata, loro saranno pronte. Se invece hai la pentola a pressione, cuoceranno per circa 8-10 minuti. Per fare le patate farcite, ovviamente potete utilizzare tutto quello che più vi piace. Io oggi le farò molto golose, ma anche molto semplici. Perché utilizzerò il salmone affumicato, la mozzarella, il prezzemolo e il formaggio grattugiato. Vedrai, sono davvero super golose. Mi preparo gli ingredienti che serviranno per farcire queste patate. Tagliuzzo il prezzemolo. Del prezzemolo usa anche il gambo, è la parte più pregiata perché è quella a contatto con il terreno, perché è ricchissima di proprietà minerali. Tagliamo anche la mozzarella. Tagliuzziamo il salmone. Siamo pronti per impostare le nostre patate. Anziché il salmone puoi utilizzare tutto quello che ti ispira di più. Ti consiglio per esempio del tonno in scatola oppure anche del prosciutto cotto, della mortadella, del salame, insomma anche un salume si sposa benissimo per queste patate ripiene. E adesso dedichiamoci a loro, il nostro ingrediente principale, le tagliamo a metà. Io le lascio con la buccia, tu se vuoi potrai anche toglierla, ma io ti consiglio di lasciarla. Eventualmente poi, se proprio non ti va di mangiarla, quando saranno già belle cotte in forno, la toglierai mentre la mangerai. Scaviamo questa patata togliendo tutto l'interno e mettendolo in ciotola insieme agli altri ingredienti. Mi raccomando, fai molta attenzione quando scavi perché altrimenti rischi proprio di romperla. Tutta la parte che abbiamo scavato ovviamente sarà uno degli ingredienti del ripieno delle nostre patate, quindi le schiaccio bene con la forchetta, ma già sono praticamente schiacciate, le condisco con un po' di sale e pepe, aggiungo del formaggio grattugiato, non lesinare, e impastiamo. Adesso è la volta del salmone, del prezzemolo. E un po' di mozzarella che poi però metterò anche su per avere l'effetto che ci piace tanto, che fila e che fonde. Mettiamo anche un filo d'olio e continuiamo ad amalgamare tutti gli ingredienti. E adesso è arrivato il momento più bello, impostare le nostre patate. Prendiamo un po' del condimento e lo versiamo sulla patata. Aggiungo qualche dadino di mozzarella e un po' di formaggio grattugiato. Aggiungiamo un filo d'olio. Andiamo in forno, modalità statica, 200 gradi per una ventina di minuti. Calde, calde, profumatissime, davvero una bellissima ricetta. E adesso queste patate ripiene diventeranno anche tue. Ti sono piaciute queste patate ripiene? Io le trovo deliziose, super buone, super facili, super golose. Mi raccomando, fammi sapere come le farcirai e soprattutto se ti è piaciuta la ricetta. Scrivici nei commenti, sarò io a leggere e a rispondere. Ciao!